Noi abbiamo fatto una primissima ricognizione dei posti disponibili nei vari CAS della Regione Puglia e al momento abbiamo trovato un'immediata disponibilità di 169 posti. Naturalmente ciascuna prefettura sta cercando di ampliare questo numero. Poi c'è il sistema di accoglienza gestito in prima linea dai comuni. Sì, cioè il sistema di accoglienza dei SAI sono i comuni che dovranno presentare i progetti e dovranno, diciamo, essere concordati con la cabina di regia del Ministero dell'Interno. Tra le prime necessità da affrontare per le persone che arrivano, quelle anche di uno screening sanitario. La seconda ordinanza di protezione civile ha previsto proprio l'effettuazione di un tampone entro le 48 ore. Con il commissario delegato, che è il presidente della regione, abbiamo concordato l'esigenza di questo percorso, di individuare dei punti, degli hub dove queste persone possono essere avviate per effettuare lo screening sanitario e perché venga offerto loro anche la possibilità di effettuare il vaccino. Stiamo assistendo a una grande mobilitazione da parte della cittadinanza, tantissime associazioni, anche privati, che vanno al confine, che cercano di portare qui famiglie. Cosa bisogna fare una volta arrivati qui? Noi chiediamo che vengano comunque, che facciano riferimento ai comuni perché possano anche loro avere, diciamo, avere diritto allo screening sanitario e avere anche diritto al permesso di soggiorno temporaneo che può essere richiesto in questura.